Il turno, beh, di un'altra autorità, di Giacomo Stella, che è ordinario di psicologia all'Università di Modena e di Reggio Emilia, un esperto proprio del DSA. Quindi il suo intervento si intitola Imparare dai DSA, una scuola per tutti. Prego, professor Stella, il suo intervento può Grazie. iniziare. Grazie. Dunque, facciamo la condivisione, abbiamo detto prima. Allora, intanto ringrazio ovviamente per l'invito, mi ha fatto molto piacere, è stato molto interessante ascoltare sia il ministro che il mio amico Raffaele, da cui si impara sempre. Devo dire che io comincerò ricordando una persona che purtroppo qualche settimana fa ci ha lasciato, Antonella, la quale ha trascorso la sua vita all'inizio combattendo contro le sue difficoltà in un'epoca in cui queste non venivano riconosciute e poi combattendo con le difficoltà della figlia, lei ha fatto per molti anni l'insegnante, poi successivamente si è ricordata delle sue difficoltà. Ci ha insegnato una cosa molto importante alcuni anni fa, molti anni fa in realtà. Ha detto: io a un certo punto, quando vedevo le difficoltà di mia figlia che faceva la seconda media e sbagliava le F con le V, le T con le D, non metteva le H, le doppie, eccetera, mi sono ricordata di quando mio padre, che era un insegnante anche lui, mi diceva: Antonella, Antonella, non si dice contatino. Si dice contadino, hai capito? Prova a ripetere. E Antonella era terrorizzata perché ci confessava, mi ha detto, non sentivo la differenza tra contatino e contadino. E quindi quando provavo a rispondere, delle volte andava tutto bene, ma io non ero sollevata perché sapevo che avrei sbagliato poco dopo e mi vedevo la faccia arrabbiata di mio padre con i suoi denti che mi dicevano: ma insomma, non stai attento. Ok, non stai attento. Invece l'Antonella semplicemente non sentiva la differenza. Abbiamo imparato una cosa importante. Io da Antonella ho imparato una cosa importantissima, così come l'abbiamo imparata dal nostro amico Philip Schulz, quando lo incontrai dopo aver letto il suo libro, no? È interessante perché lui dice: quello che avevo sempre sospettato quando ho scoperto di essere dislessico perché mio figlio andava malissimo a scuola. Allora io ho detto agli insegnanti: ma è come me. Allora i neurologi hanno detto: senta, venga che vediamo se per caso. Ecco, quello che avevo sempre sospettato era vero. Non potevo fidarmi della mia mente perché era un mio potenziale nemico. E lui cita 2001 Odissea nello spazio in cui il computer prende il sopravvento, eccetera. Non è importante. È importante quello che dice. Ma allora, cari docenti, ci rendiamo conto a volte dell'errore che noi facciamo. Questi bambini che abbiamo davanti, che non riescono a capire le differenze fra i suoni, che non riescono, hanno la mente che li tradisce, hanno la mente che è un potenziale nemico. Loro stessi non riescono a capire questa cosa perché per capire. Perché hanno vissuto in quel mondo lì in cui credono che tutti non che non si possa distinguere la T dalla D. Allora, proviamo a immaginare e a fare ascoltare queste esperienze che tutti conosciamo, mettendoci nella posizione di un bambino che deve combattere contro qualcosa.
che è dentro di lui ma di cui non può Una fidarsi. volta in un Questa è villaggio, una bambina sì, dislessica, quarta elementare. in un villaggio giunse un chiromante che Vi farò sentire solo 100 secondi, pretendeva sembra un di tempo infinito. saper leggere sulla mano delle persone il loro avvenire, il loro avvenire. Naturalmente, per fare questo chiedeva in compenso una bella sommetta, anche un contrario andò a fare visita, andò a fare visita. Le montò la mano ed ascoltò qualsiasi. Basta così, 100 secondi, un tempo che sembra infinito. Immaginate la bambina che deve leggere, deve studiare. Adesso ha fatto l'università, questa bambina sta finendo l'università, sta finendo scienze della formazione primaria, caro Raffaele. E quindi sarà un'ottima insegnante, così come è stata Antonella, perché sa cosa succede per un bambino che deve arrampicarsi sugli specchi, ma che viene sempre invitato: stai più attento, leggi meglio, sforzati, ripeti, fai più esercizio. Allora, guardate questa scrittura. Io ho cerchiato tre parole uguali, ma non scritte nello stesso modo. Questo è un altro aspetto della mente che ti tradisce. Perché tu all'inizio nel dettato ti dicono un cieco, girava, lo scrivi addirittura con la I, bravissimo, guardate anche la grafia, ma dopo il carico è come quello della bambina, no? Che dover arrampicarsi sul ghiaccio, è faticosissimo, quindi mi stanco molto presto e la volta dopo scrivo cieco così. E la volta dopo scrivo cieco così, ma questa bambina non sa il latino, Raffaele, quindi. E allora la mamma, gli insegnanti dicono: ma perché non stai attenta o non stai attento? Guarda che cieco, lo sai scrivere, basta stare più attenti. E invece no, purtroppo, non è una questione di attenzione in questo caso. È una questione che, o meglio, che quando riesco a scrivere una parola per volta, come all'inizio, tutto funziona, ma dopo non funziona più. Dopo non funziona più. Andiamo all'ortografia, caro Raffaele, perché io sono d'accordo che se si può imparare a scrivere in corsivo, è bene scrivere in corsivo. Ma guardate questo bambino di quinta primaria, a cui hanno detto: guarda che alle medie non si può scrivere in stampato maiuscolo. Allora, noi a cosa serviamo che facciamo le valutazioni, caro ministro e caro Raffaele? Serviamo anche per dimostrare quello che succede in un minuto, un minuto. Qui c'è un minuto di tempo per scrivere queste, per scrivere dei numeri in parola. Questo ragazzino ormai non è più un bimbetto piccolo, qui scambia la B con la D, qui no, naturalmente. Sempre un minuto, sotto è un minuto, ma fallo con la tua calligrafia. Guardate.
In un minuto lui scrive pochissime lettere facendo molti errori. In un minuto, con la sua grafia, scrive tantissime lettere e fa solo un errore che è questo. Quindi per lui il corsivo è un altro potenziale nemico. Ma la scuola è come il letto di Procuste, come diceva. Cioè bisogna scrivere tutto in corsivo, mentre io dico no, bisogna scrivere tutti correttamente. Il modello è l'ortografia, non il grafismo. Cioè, con quale strumento io realizzo, con quale strumento percorro una strada? Se sono un disabile motorio, userò un sistema che mi aiuta, se non sono disabile motorio, eccetera. Però no, non si può, non si può. Purtroppo, no? No, perché addirittura ci sono degli insegnanti che terrorizzano le famiglie dicendo all'esame di terza media è vietato scrivere in stampato maiuscolo, gentile ministro. Mi faccia questa cortesia, emani un editto che sconfessa queste cose. E guardate un ultimo esempio di potenziale nemico, la memoria. La memoria. Questa è una ragazzina di seconda media. E 783? Ripeti? 793. E 475? 475. Ecco, va bene, grazie. Perché questo? Per tormentare la bambina? No, per far capire all'insegnante di matematica che non può ostinarsi a dettare le operazioni perché lei scriverà dei numeri sbagliati, perché la sua memoria a breve termine la tradisce. Ma sapete cos'è la memoria a breve termine? Ma le neuroscienze dicono cose molto importanti. Non è importante che gli insegnanti diventino dei neuroscienziati, ma che trattengono le spiegazioni che vengono date dalle neuroscienze, dovrebbero essere i primi utilizzatori dei risultati. Perché, guardate, vi dico solo questo. La memoria a breve termine, perché è così importante? Perché è la chiave di accesso alle informazioni e perché il linguaggio verbale ha una caratteristica che può diventare un potenziale nemico. Scompare appena viene prodotto. Se io dico 1246, appena ho finito di dirlo, questa stringa verbale non c'è più. E quindi o io ho nell'area posteriore temporale sinistra un sistema che registra la traccia e posso trascrivere correttamente, oppure come questa bambina ragazzina, scusate, più lei esita, si sente insicura, ma per forza, perché è una vita che combatte contro questo potenziale nemico. Non potete dirgli stai più attenta, dovete dargli dei supporti esterni di memoria. Sapete quante volte, quando io cerco di spiegare ai genitori cos'è questo fenomeno, loro ascoltano il loro figlio che fa questo errore e dicono: ma tu stai più attento. Ma no, ma lui è attentissimo, anzi, è preoccupatissimo, semplicemente non può farlo, non può farlo, non può farlo. E io non tanto tempo fa, cara ministra, stavolta dico ministra anche se va bene, sono di vecchia generazione e non credo. Va bene. Allora, questa l'ho ricevuta da un padre ieri e gli ho detto: mandamela per favore, non su WhatsApp, ma su mail. Una ragazza di terza media, bellissima, intelligente, sensibile e discalcolata. L'altra sera, mentre non so perché,
non si vede bene, eravamo alle prese con la ricerca di un argomento per l'esame, le ho proposto di approfondire la sua discalculia. E Sara infatti ha imparato a dover fare i conti con questo suo particolare aspetto, no? Pensate che tutti quelli che hanno un deficit di memoria verbale a breve, un'inefficienza, brutta parola il deficit, della memoria verbale a breve termine, non riescono a fare i calcoli, quindi non so se sono discalco, ma insomma di fatto hanno difficoltà in ambito. Una sorta di tortura ingiustificata a cui lei ha sempre cercato di rispondere con grande impegno. Con lei abbiamo sempre parlato di discalculia, apertamente e serenamente, eppure ieri sera, alla mia domanda su quali siano le cause, Sara ha risposto in modo sorprendente. È perché mi manca una parte del cervello, oppure ho una parte che non funziona. Mi ha lasciato di stucco. E le ho chiesto da dove venisse questa idea. È stata la sua maestra alla primaria a spiegare questa cosa davanti a lei e a tutta la classe. Se stendi il, interessante, eh? Se stendi il cervello di una dislessica su una tavola, ti accorgi che ne manca un pezzo, oppure che c'è una parte grigia che non funziona. Mia figlia è cresciuta con questa convinzione. Tanto forte e vergognosa che non ha mai avuto il coraggio di confessarcelo. E quando le ho spiegato che è una cosa assurda, è scoppiata a piangere lungamente, il pianto di una bambina piccola che si libera di una violenza assurda e che certamente ha trovato il suo argomento per l'esame finale. Quindi questi sono i nostri ragazzini con disturbo specifico di apprendimento. Sono bambini che combattono con la loro mente, che è un potenziale che li tradisce. Noi è chiaro che non possiamo mai aver fatto questa esperienza, perché la maggior parte di noi, non, più del 90%, non ha sperimentato queste cose. Il problema è, caro Raffaele, che l'onnipotenza pedagogica, come hai detto tu, prevede di insegnare tutti allo stesso modo. E in più, purtroppo, l'insegnante, col suo atteggiamento, sembra non avere niente da imparare da coloro a cui insegna. Invece tu hai dimostrato che sarebbe molto importante, anzi, ne ha parlato anche Socrate, che ha sempre detto: non sono io che vi insegno, siete voi che prendete da me, no? L'altra idea dell'onnipotenza pedagogica è che basta insistere e tutti imparano, ma come vedete non è sempre così. Non è sempre così. Ma io vi sto parlando di quella bambina dislessica che avete sentito con quelle difficoltà lì, che avrà trascorso dei pomeriggi faticosissimi e di sofferenza, che adesso fa l'università. Perché? E mi ha detto, quando l'ho incontrata di recente, qualche mese fa per la verità, e mi ha detto: ma io lo so, faccio ancora molta fatica a leggere, ma ho tanti strumenti che possono leggere per me. Quindi non demonizziamo l'informatica. Diciamo che il modello di insegnamento però è unico ed è lo studente che deve adattarsi, e questo è il problema. Come ha detto prima benissimo Raffaele, non si può fare solo 2 più 2 più 1, si può anche dire 5, e ditemi voi in quanti modi. Ma questo purtroppo a scuola è molto difficile. Considerare punti di partenza diversi è molto difficile. E le conoscenze dell'allievo non contano, valgono solo quelle del docente, che ha il suo metodo, ma dico cose scontate, le sappiamo tutti queste cose. Il problema è che i genitori continuano a combattere contro questa difficoltà dei loro bambini di non soddisfare le richieste della scuola. Baiani dice, parlando di quelli più grandi, di cui parleranno meglio di me, sia Eraldo che Saluto e anche Lodoli: a 16 anni un ragazzo preferisce stare in silenzio,
dire una parola in meno invece che una di troppo, perché tra le tante cose che potrebbe sbagliare, preferisce sbagliarne una di meno. Guardate che è questa l'esperienza della ragazzina discalculica. Lei non osa tentare, perché ormai lei adesso fa la terza media, quella a cui sto pensando adesso, questa ragazzina, e ormai ha sbagliato talmente tanto che è veramente inibita, che è veramente inibita. E quindi io dico, noi, i ragazzini con DSA ci invitano a combattere contro i miti che affascinano i docenti. Scuola di una volta selettiva. Mi dispiace, ma ancora oggi, soprattutto, ma già in terza media c'è, scusate, alle medie c'è una rincorsa a vedere qual è la scuola più impegnativa e più selettiva. Ma io trovo bambini che hanno dei disturbi di linguaggio che vengono addirittura inseriti, mi è già capitato 2 volte, non una, in scuole dell'infanzia trilingue. Italiano, inglese e cinese. Allora dico, scusi, ma va benissimo, non c'è niente, per carità, i bambini possono imparare comunque, ma viene da me per sapere cosa si può fare per recuperare il disturbo del linguaggio. È come dire, prendo un bambino che ha una paraparesi spastica e voglio che impari subito anche a pattinare sul ghiaccio. Ma scusi, può divertirsi, per carità, ma il corsivo, l'abbiamo detto prima, il corsivo, ma va benissimo. Ci sono bambini disortografici che però scrivono bene in corsivo, ma ci sono bambini per cui arrampicarsi sul corsivo è di nuovo come pattinare sul ghiaccio. La grammatica è un'ossessione per i bambini che hanno avuto dei disturbi del linguaggio, transeat sul latino. Allora, il problema, credo, imparare dai DSA vuol dire capire che non può continuare a funzionare con questa delega della scuola alla famiglia. Io insegno, tu impari. E se non impari, ci pensa la tua famiglia. Ci pensa la tua famiglia. Signora, ci pensi lei, ma non è questo il modello. La scuola deve farsi carico dell'insegnamento e dell'apprendimento. E quindi bisogna ricreare un'alleanza che sia formativa ed educativa. Cioè bisogna rifondare, purtroppo. Io sono perché nel recovery plan di cui si parla tanto ci sia un progetto di riforma complessiva della scuola, e per me la riforma complessiva della scuola, e chiudo, deve essere una scuola in cui si insegna e si impara, basta delega alla famiglia sulle difficoltà di apprendimento o sulle difficoltà di studio, perché in un'altra occasione in cui ci siamo incontrati con la ministra ci hanno detto c'è un eccesso di diagnosi, ma non c'è un eccesso di diagnosi, c'è un eccesso di rigidità da parte della scuola che per concedere l'uso dello stampato maiuscolo vuole una valutazione. C'è una chiusura della scuola alle differenze e invece gli SA ci insegnano che bisogna aprirsi e che bisogna che la scuola diventi la casa dell'apprendimento accessibile in cui si usano tutti gli strumenti e i supporti. Come io, per uno che ha delle difficoltà per grafomotorie perché magari ha un danno neuromotorio, gli concedo l'uso del computer anche con una tastiera facilitata. Perché non concedere gli strumenti anche agli altri? L'importante è che scrivano e che scrivano correttamente. La scuola deve diventare una comunità educante, rispettosa dei diversi modi di apprendere. Allungamento del tempo scuola, niente compiti a casa, perché i compiti a casa sono la delega alla famiglia, ai nonni, a non so chi. Ma ci rendiamo conto, soprattutto nella scuola superiore, i compiti a casa li fa il computer, li fa Google, ma restiamo nella scuola primaria e secondaria di primo grado,
li fanno i nonni o le mamme se ci sono, se non lavorano, eccetera. Quindi, ultimo punto, partire dalle conoscenze degli studenti e non da quelle dei docenti. Il vecchio buon Piaget, che io ho avuto la fortuna, sia pure per pochi mesi, di avere come maestro, diceva: a me non interessa quando un bambino ha imparato, mi interessa quello che sa prima che qualcuno glielo insegni. E ha fatto degli esperimenti bellissimi sulla capacità di immaginare il volume, di immaginare le lunghezze, cioè su concetti. Lui non era uno psicologo, era un biologo, quindi ha fatto delle esperienze sempre legate alla scienza. È questo che interessa a me, è partire dalle conoscenze degli studenti, che sono conoscenze piene di errori, che vanno pian piano indirizzati e corretti. Finisco mostrandovi delle scuole che fanno già questa cosa, no? Per esempio a Bologna, io adesso che non devo più insegnare all'università perché ho raggiunto i miei limiti, collaboro con una scuola media, scuola maggiore. È una scuola media perché le scuole medie sono il prototipo di quello che non si deve fare. È una scuola ostile ai processi dell'apprendimento perché si fanno 6 lezioni di 50, di 40, quello che è, in una mattina. Alle 2 si è finito. No, in questa scuola si viene alle 8 e si esce alle 5 e si fanno tante cose, musica, attività motoria, adesso non si può fare piscina, eccetera. Ma soprattutto i tempi allungati. Un insegnante, se deve interpellare i suoi alunni, se deve capire e comprendere le differenze, i modi diversi di agire, deve stare in classe 2 ore, non 40 minuti, e quindi tempi completamente diversi. E poi deve vedere cosa fa in un piccolo gruppo il suo alunno, quello, quell'altro, quando studia, quando cerca di imparare. E se scopre che non riesce a memorizzare, gli darà gli strumenti esterni. Quindi concludo dicendo che noi dobbiamo imparare la legge sui disturbi specifici di apprendimento, che l'anno scorso ha compiuto 10 anni. Per me poteva rappresentare la vera rivoluzione della scuola, non un sistema per cui docenti dicono: oddio, vabbè, quello ha un disturbo di apprendimento, gli facciamo lo studio. No, no, no. Un cambiamento di ottica, cioè le differenze sono dei valori, è stato detto da tutti e quindi io non lo ripeto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Stella per il suo intervento, anche questo l'abbiamo ascoltato con grande attenzione ed è piuttosto divertente il paradosso che emerge, cioè quanto è stupida l'intelligenza, cioè quando noi crediamo di avere trovato il modello giusto che dobbiamo applicare per forza, beh basta guardarlo da un altro punto di vista per mostrarne l'ottusità. E quindi quello che lei ci chiede, che ha chiesto e che propone, come d'altronde l'ho anche chiesto Raffaele Ciambrone, è proprio un salto di paradigma, un guardare e affrontare le situazioni che di volta in volta si presentano da un punto di vista diverso e provare quindi a rigirarlo, che tutto sommato è l'esercizio dell'intelligenza e della cura che si ha quando si sta insieme, no? Quando si sta insieme e ci si vuole ascoltare, capire, beh, si cerca sempre di offrire altri punti di vista insieme e costruirli. Guardi, arrivano davvero tante domande. C'è una domanda da parte di una, credo, un'insegnante che ci sta seguendo adesso tramite il sito di YouTube, del Ministero dell'Istruzione. La signora, la professoressa, immagino Concetta Cuttaia, che le chiede quali parole giuste si possono usare per spiegare in modo lineare ad un bambino di 9 anni la sua disgrafia. Ma io non lo so se, guardi, io l'ho imparato da un insegnante molti anni fa, da un insegnante di scuola primaria, che perché vede sottolineare le differenze in modo
patologico, come espressioni patologiche, non va bene. E un insegnante mi disse: ma io a scuola non ho difficoltà, dico ai miei bambini, ognuno deve usare la sua calligrafia. L'importante è che non mi scrivi metà delle cose in corsivo, metà in... che non cambi calligrafia mentre scrivi, no? Ma l'importante è proprio questo. Chiamiamola che ognuno ha il suo modo di scrivere, senza patologizzarlo, senza dire ma lui è disgrafico. Perché vede, quando mi sento dire dai docenti no, ma io accetto il corsivo, e poi qualcuno purtroppo esagera e dice: bambini, mi raccomando, scrivete tutti in corsivo, tu Simone, che sei disgrafico, puoi usare lo stampato maiuscolo. Beh, questo non è un bel modo. Oppure quello degli insegnanti che dice: no, ma io lascio usare la calcolatrice, la metto qui sulla cattedra, alle medie naturalmente, sto parlando, e dico: tutti quelli che ne hanno bisogno vengono qui. No, scusi. Allora, questo è un modo per, come dire, sottolineare le differenze, non per comprendere le differenze. Chiarissimo.